Si è svolto presso il Milano Luiss Hub un incontro organizzato dalla vicepresidente della Luiss, Paola Severino, e promosso dall'Ateneo intitolato Guido Carli. Scopo dell'iniziativa è stato quello di stimolare una riflessione sulla riforma del sistema tributario. Tra gli ospiti hanno partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il viceministro dell'Economia e delle Finanze Maurizio Leo e il procuratore della Repubblica di Milano Marcello Viola. L'obiettivo dell'incontro è stato quello di mostrare come la legge delega per la riforma tributaria si proponga di sostituire al sistema sanzionatorio classico un approccio innovativo basato sulla cooperative compliance, ovvero la collaborazione tra i cittadini e l'Agenzia delle Entrate. Il cittadino non deve vedere l'Agenzia delle Entrate come un torturatore e l'Agenzia delle Entrate non deve vedere il cittadino come un evasore potenziale. Se si instaura un dialogo tra privato e pubblico sarà molto più facile prevenire i reati. E tutto questo vorrà anche dire risparmiare tempo e dunque consentire alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Entrate di fare la lotta alla vera evasione, che se mi permettete è quella di coloro che non pagano per niente le tasse. Le percentuali ce lo dicono, ma il cittadino italiano medio, l'impresa italiana, comunque è una contribuente che vorrebbe avere certezza e predictability, cioè prevedibilità dell'esito fiscale dei propri accordi con l'agenzia, e questo ce l'ha detto molto chiaramente il ministro Nordio e il viceministro Leo. Questo è lo scopo di questa nuova direttiva. Questo cambiamento consentirebbe, tra le altre cose, di porre fine alla stratificazione delle sanzioni. E noi abbiamo la sanzione penale, la sanzione amministrativa e la sanzione quella per le imprese, per le persone giuridiche. Sembra che siano un po' troppi. La Corte Costituzionale parla di principio di proporzionalità. Le pene devono essere proporzionate all'offesa. Dunque, tre livelli, due processi diversi da sostenere sono davvero un po' troppo. Semplifichiamo, questa è stata la parola, e cerchiamo di prevenire in modo da combattere la vera evasione fiscale. Secondo il ministro Nordio, la riforma si articola su due principi fondamentali, il primo dei quali è la semplificazione. Se l'imprenditore onesto decidesse di assoldare un esercito di commercialisti dicendo loro: io pago fino all'ultimo centesimo le imposte e pago voi fino all'ultimo centesimo le parcelle, però voglio vivere sogni tranquilli, non ci riuscirei. Perché comunque qualche violazione, quantomeno formale, verrebbe trovata. Perché? Perché le norme si contraddicono le une con le altre e magari ottemperandone una, necessariamente devi violarne quelle altre. Il secondo principio è invece quello della prevenzione. È quella cioè di un accordo tra il cittadino e lo Stato creditore di tributi, in modo che una volta trovato l'accordo su quella che è l'imposta da pagare, con una bollinatura fatta dall'ufficio delle entrate, dal ministero, chi volete, il cittadino dorme sonni tranquilli. La riforma adesso dovrà passare al vaglio del Parlamento, che deciderà come procedere.